Good morning, watch collectors from all over the world. Today it's a very special episode. Before starting, I have to tell you that exceptionally for my guest I will switch to Italian. But before starting, please click here and subscribe to my YouTube channel. Buongiorno a tutti, ragazzi. Oggi è una puntata veramente speciale. Sono quasi emozionata ad avere quest'ospite, non so neanche io se dargli del lei, perché è un personaggio che ho visto solo sulla letteratura di Rolex. Signori e signori, ecco a voi Mr. Guido Mondani. Buongiorno a tutti, ciao Giorgia. Ma allora, posso chiamarti papà o devo chiamarla dottor Mondani? Ma per oggi puoi chiamarmi papà. Va bene, dai. Allora, iniziamo subito. Io ho raccolto alcune delle domande più frequenti che mi fanno su Instagram. Per fortuna c'è veramente un gran numero di collezionisti fedelissimi che mi seguono e in tanti mi chiedono un po' le stesse cose a cui bisogna dare delle risposte certe. Quindi inizierei subito con una delle domande più calde. Sei pronto? Certamente. Allora, secondo la tua grande esperienza, quali sono i Rolex moderni che non possono mancare in casa di un collezionista, anche in vista di un investimento futuro? Certamente sono i Rolex professionali e direi al primo posto quello che è chiamato Hulk, il Submariner, che è il polso tuo adesso. Ah, il mio preferito. Il tuo preferito. Sei di buon gusto, come l'abbiamo tutti in famiglia. Allora, poi direi che il Batman di GMT, che è un orologio che continua a crescere e aumentano sempre le richieste, ci sono liste d'attesa impressionanti per avere questo orologio. Però comunque, scusa se ti interrompo, anche il modello precedente con la referenza 116-710 BLNR col bracciale Oyster è ancora molto richiesta. Moltissimo richiesto, moltissimo. Poi quello che chiamano... mi sfugge il nome perché con tutti questi nomi che chiamano Pepsi, no? Pepsi ormai anche tutti questi soprannomi stiamo impazzendo a starci sì. Dietro. Sì, però sono belli, danno un certo fascino, no? Sì. E anche quello è un orologio che è ambitissimo, è indossabile sia con l'abito da sera elegante che con i jeans, con un giubbotto, no? Che con la camicia, con le maniche risvoltate. Io lo preferisco col bracciale Jubilee rispetto all'Oyster. È una questione di gusti questa, è una questione di gusti. Diciamo che forse un 60% delle persone che mi chiama per avere delle consulenze e preferiscono il bracciale Jubilee. Poi, sempre come orologi che ritengo da investimento, ci sono gli Explorer 2 soprattutto, che sto preparando un libro sugli Explorer 2 specifico in edizione a tiratura limitata. E diciamo che questi sono ancora trovabili a un prezzo ragionevole. Ragionevole, sono da comprare perché prevedo che entro un anno e mezzo i prezzi raddoppieranno rispetto a quelli che sono i prezzi attuali. Invece i Daytona, che Daytona, anche loro ovviamente non possono mancare. È un fenomeno unico il Daytona. No, se pensiamo che un orologio con la ghiera in ceramica, no, d'acciaio, nel secondo mercato si trova al triplo del prezzo di listino. No? E c'è una caccia e le persone lo comprano perché è un bello orologio. È un orologio che ha fatto la storia dell'automobilismo. No? E ritengo che anche questo sia un orologio da investimento, sia in acciaio che negli altri materiali, in oro acciaio e anche col bracciale Oyster Flex. No? Sono orologi belli che io possiedo, no? Perché anche io sono un collezionista, ma sono anche un investitore. Certo. E di conseguenza mi sento di consigliare queste tipologie di orologi. Ottimo. Allora, seconda domanda, parlando proprio di collezioni, la famosa asta Mondani del 2006, in cui hai venduto 309 Rolex, ha rappresentato decisamente un punto di svolta per te, perché se ne sono andati orologi importantissimi, però ovviamente da amante degli orologi e collezionista non hai mai smesso di collezionare, ne hai iniziato una nuova. Quali sono le differenze principali tra la vecchia collezione venduta in asta ad Antiquorum e quella attuale? L'attuale è la qualità,
perché negli anni 90, no, io ho iniziato a collezionare Rolex nel 1986 e non si andava per il sottile come si va adesso, che si cerca la scatola, la garanzia, si guarda la perfezione dell'orologio. Diciamo che si accettava un po' di più anche le imperfezioni o le mancanze delle garanzie. Oggi il mercato è selettivo, c'è una cultura maggiore dovuta anche ai libri che ho pubblicato, non lo faccio per darmi un tono o delle arie, no, però è così, i miei libri hanno aiutato a conoscere la qualità degli orologi. Certo, perché quando tu hai iniziato a fare libri non esisteva letteratura su questo. Non esisteva, il primo libro su Rolex l'ho pubblicato nel 1992. Ma tornando alla mia collezione attuale, no, devo dire che io sto comprando, investendo su i Rolex professionali, cioè, mi ripeto, Daytona, GMT Master, Submariner, Sea-Dweller anche. Sì, tutta la famiglia dei Sub, Sea-Dweller DPC e sugli Explorer, oh, che ci credo molto, altrimenti non pubblicherei il libro sugli Explorer. Beh, questa è una domanda che mi fanno spesso, infatti mi chiedono cosa penso dell'Explorer 2, perché tanti collezionisti sono gli unici orologi che riescono ad avere a un prezzo ragionevole e mi chiedono infatti l'opinione e assolutamente oggi vi siete tolti il dubbio. Ma non dobbiamo dimenticare che è l'orologio creato per gli speleologi, che dà l'ora del giorno e della notte, perché quando sei in una grotta da 3-4 giorni, no, senza la luce del sole, non sai più se è giorno o notte, e questo è l'orologio che indica queste cose. Allora, proseguendo, questa è una domanda la cui risposta stupirà, penso, molti collezionisti, perché sono cose che ancora non sono state dette. Quali sono i 3 orologi più importanti che hai avuto per le mani? Non dovrei pensarci, perché mi metterei a piangere. No, e allora, faccio una specifica su quello che è stato il risultato della vendita dell'asta della collezione Mondani nel 2006. Allora, per la prima volta è stata venduta la totalità dei lotti da quando esistono le case d'aste che fanno aste di orologi. Tutte 309, non era mai successo, no? Questo è dovuto anche alla qualità degli oggetti che io possedevo. Ma io mi ricordo anche il clamore che c'era in sala, che è una cosa che oggi non si vede più perché con internet sì, i partecipanti alle aste sono molto minori. Io tornavo dall'Erasmus proprio quel giorno, sono arrivata direttamente dall'aeroporto e c'era il caos, c'era il mondo, delirio, era pazzesco, c'era veramente delirio. All'albergo de Berg non c'erano più posti, la gente non aveva posto a sedere per seguire l'asta, erano in piedi, qualcheduno collegato allo schermo televisivo in un'altra sala. Sì, è stato un grandissimo successo che mi riempie d'orgoglio ancora oggi. E cosa altro aggiungere? Dobbiamo tornare ai 3 orologi più importanti che hai avuto per le mani. Allora, i 3 orologi più importanti che mi pento amaramente di aver venduto nell'asta sono la referenza 60-62 quadrante nero con i brillanti, che fasi lunari, fasi lunari, e sono stati realizzati 6 di quegli esemplari, no? E all'epoca mi sembrava avesse fatto un risultato eccezionale, perché se non ricordo male aveva fatto circa 600.000 franchi svizzeri, no? Mi è andato uno. Che è stato un record mondiale. È stato un record mondiale all'epoca, però se non fosse che circa 2 anni fa in asta è andato venduto a 5 milioni di franchi svizzeri, no? Però io non sono attaccato ai soldi, mi dispiace solamente non possederlo, ecco. Poi il Rolex rattrapante in acciaio, quello in grande misura, del 1942, che sono stati fatti solo 12 esemplari. No, e quello ha anche un orologio che ha fatto la storia, ha fatto un record all'epoca, adesso. Che anche lì poi è stato battuto successivamente nei nastri. A prezzi folli, siamo lì. Oggi il valore è di circa 3 milioni, quando all'epoca è stato di 500.000 franchi svizzeri, ecco. Pazzesco. Cioè, proprio è cambiato tutto. E poi diciamo che orologi particolari come questi due non ne ricordo, però
posso dire che, non so, avevo degli orologi più semplici, un day date col quadrante verde, che sarebbe la tua passione oggi, sì, no? Tu che collezioni i quadranti verdi, un day date con garanzia, con quadrante verde, referenza 1803, no? Inusato, no? Però anche quello è stato un orologio che mi dispiace aver non possedere ancora. Uscendo un attimo da Rolex, anche come Patek Philippe, diciamo che ti sei difeso. Sì, mi sono difeso male, molto male, perché ho comprato nel 2006, quando ho iniziato, da un commerciante, poverino che è mancato, di Forte dei Marmi, siamo diventati grandi amici, ho comprato un'ora nel mondo, due corone, no? Allora, aveva questa specifica, che era di oro rosa, e aveva il tondino in centro, no? In smalto nero, no? E questo amico non voleva vendermelo, no? E so che io ho tirato fuori il libretto degli assegni e ho detto dimmi una cifra, no? E il suo coraggio è arrivato, non vi dico dove, e io ho fatto l'assegno. Il viaggio di ritorno, e c'eri anche tu ai giardini, nelle giostre con tua mamma. Io non me lo ricordo, mi ricordo di averci portato i miei bimbi quest'anno proprio in quelle giostre. E che cosa si è verificato? Che quell'orologio, che costava sotto i 100 milioni di euro, dai 100 milioni di lire, no? Circa meno di 50.000 euro, adesso è stato abbattuto in asta, no? Non vi dica quanto, ma oltre a 4 milioni. E però mi sono difeso, mi è piaciuto possederlo, logico che se l'avessi adesso sarei felicissimo. Potresti però lavorare un po' meno, dai. Potrei lavorare un po' meno, anche se tu lo sai che io non lavoro per i soldi, ma lavoro per passione. Lo so, perché ebbene, a 76 anni potrei tranquillamente ritirarmi, però non mi piace giocare a bocce, non mi piace andare a leggere il giornale sulle panchine, preferisco stare legato agli orologi, avere contatti con i miei clienti che mi chiamano per avere delle consulenze, le mie consulenze per la mia clientela sono gratuite, tenete presente che io, cioè tu lo sai benissimo, ho oltre 20.000 clienti nel mondo che comprano libri. Certo. Ma infatti la prossima domanda riguarda quei consigli che tu dai ai clienti al telefono. Oggi espandiamoli a tutti quelli che ci seguono, quindi quali sono i consigli che daresti sia a un appassionato che si sta avvicinando al mondo degli orologi Rolex, sia al collezionista che invece ha già una certa esperienza? Sì, allora ci sono collezionisti che hanno una certa esperienza, però hanno un grado di emotività, no? Elevato, e allora si lasciano prendere dall'emozione, e io anche a questi collezionisti, come lo dico a chi si avvicina ai nuovi collezionisti, dico di mandarmi le foto dell'orologio che gliele esamino gratuitamente in modo che non facciano errori, no? Temo che ti ritroverai il telefono pieno di messaggi e stasera. Giornalmente ma a parte stasera sono anni e anni che io rispondo, però è un piacere, un divertimento. Quando le cose le fai per divertimento non ti pesano, no? E invece a colui che si sta avvicinando al mondo dei Rolex, che oggi sono tanti, veramente tanti, cosa diresti? Ma direi di guardare innanzitutto la qualità, no? Di diffidare dei prezzi troppo bassi, perché nessuno regala niente, specialmente i commercianti, ma guardare che i prezzi siano adeguati al mercato. No. E questo mi sembra è di comprare possibilmente, dato che principalmente comprano orologi moderni, di comprare sempre con scatola e garanzia, di diffidare degli affari, ma gli affari non esistono, c'è sempre sotto qualcosa. Non per farci pubblicità, però la conoscenza prima dell'acquisto è essenziale. Io ai miei clienti dico sempre, prima di comprare leggetevi delle informazioni certe e sicure come quelle che si trovano sui nostri libri. Prima comprate un libro, che sia il nostro o quelli di qualcun altro, e poi compra l'orologio. Io dico la stessa cosa,
però dico di guardare i nostri libri. No, non volevo essere troppo pubblicitario. No, ma dai. Perché in effetti i nostri libri, tu lo sai, no, ci lavoriamo e cerchiamo di dare delle informazioni precise. Noi non diamo informazioni così per darle, noi verifichiamo, quando non abbiamo la certezza, diciamo nel libro che non abbiamo la certezza. Certo. Oppure no? Ci confrontiamo comunque con esperti. Ci confrontiamo con esperti, ma facciamo un esempio, no? Ci sono i GMT Master con la ghiera blu, però è mai stato fatto da Rolex? Rolex non mi ha mai detto che sono stati fatti, perciò io ai miei clienti dico la stessa cosa, nei miei libri dico la stessa cosa, Rolex non ha mai confermato, esistono però queste ghiere, sono originali, sono false, oggi le falsificazioni sono all'ordine del giorno, certo. No? Perciò bisogna dubitare delle cose strane, delle cose che non si sono mai viste e si vedono in questi ultimi anni. Certo, io una cosa che aggiungerei, essendo grande conoscitrice del mondo digitale, mi sentirei di dire che il collezionista, anche con esperienza, oggi si trova di fronte un mondo enorme, perché prima c'erano queste barriere territoriali che tu potevi vedere gli orologi attorno a te. Adesso con Instagram, Facebook, tu vedi gli orologi ovunque e questo ovviamente è un grande vantaggio perché puoi arrivare dappertutto, però è anche un grande rischio perché non sai mai veramente cosa vedi. È molto difficile verificare le informazioni attendibili da quelle invece non attendibili. Quindi il mondo del digitale è veramente una grande potenzialità, ma è anche un grosso limite oggi. Certo, devi avere però una grande esperienza per distinguere le notizie false dalle notizie vere. E questo chi ce l'ha? C'è sempre dell'incertezza. Quando tu leggi qualcosa su internet, no? Ti restano dei dubbi. Quando tu, ma non lo dico per darmi delle arie, anche se in effetti ci tengo a specificarlo, tu le notizie che trovi sui miei libri sono notizie vere. Non devi andare a vedere cosa dice un altro per vedere se avere delle conferme. No, tu hai la certezza che quello che pubblica Guido Mondani, no, è già una certezza. Infatti, proprio parlando di libri, in un mondo che è veramente ogni giorno più digitale, noi continuiamo a vendere decine di migliaia di libri tutti gli anni, anche durante la pandemia le vendite sono state altissime. Io lo so già come facciamo, però se lo vuoi spiegare a tutti i nostri follower sicuramente saranno felici di saperlo. Faccio una specifica, noi durante la pandemia abbiamo aumentato il numero di vendite. Adesso che diciamo che questo, il terrorismo della pandemia è diminuito, vendiamo ancora di più. No. E questo a cosa è dovuto? È dovuto sempre al fatto, e mi ripeto, alla serietà dei libri che danno informazioni reali e dal fatto che io rilascio le mie consulenze gratuite. No. Perché non voglio darmi delle arie. L'hai già detto un po' troppe volte, non voglio darmi delle aree, secondo però me te le stai dando. Sono i clienti che mi riconoscono questo, che poi mi dicono grazie, non pensavo di parlare proprio con lei, pensavo che avesse del personale che rispondeva al suo posto. Invece a me piace il contatto. C'è da dire che infatti tutti gli italiani possono parlare con te, invece tutta la parte estera può parlare direttamente anche con me, sia via WhatsApp, sia via Instagram, soprattutto le più grosse comunicazioni io ce l'ho su Instagram. Sì, però hai dimenticato di dire che poi le conferme per le risposte da dare le chiedi a me. Ebbene, è vero, dai, non nascondiamo, non possiamo nasconderci, è vero. Comunque, dai, diciamo, diamo anche i giusti meriti, il grande motore della Mondani Editore, diciamolo anche chi è, dai. Mia moglie. Assolutamente. Mia moglie. Lei che fa tutto. È instancabile, no? E scrive i testi sotto mia dittatura, controlla. Hai detto dittatura anziché dettatura, sì, che può essere mai interpretata. È vero. La costringi o le detti? La costringo. La costringo, no? Sotto la mia dittatura. Esatto, no? E lei è pignola, e anche notizie che arrivano da me, lei va a controllare.
va a controllare, controlla tutta, è instancabile, no? Ecco perché non dorme più di notte. Ecco, sì, stanotte non ha dormito, però alle 8 era in ufficio, perché abbiamo due impiegate, una che si è ammalata e l'altra in vacanza, e lei, oltre a fare testi, eccetera, faceva le bolle di consegna. Assolutamente. Quindi, brava mamma Franca. Poi, proseguiamo con le prossime domande. Sempre parlando di libri, quelli che non possono assolutamente mancare nella libreria di un collezionista, dei libri che attualmente abbiamo disponibili, diciamo. Allora, io dico questo, cosa ho consigliato di comprare? Daytona, e io ho fatto i libri su Daytona carica manuale e su Daytona automatici. Ho fatto il libro sui GMT Master, ho fatto il libro sui Submariner Sea Dweller Deep Sea, che sono le... Ho un preparazione che è necessario riservarlo, il libro sugli Explorer che uscirà fra qualche mese in tiratura limitata, è di solo 100 esemplari, no? È necessario riservarlo perché dopo questo fatto qua andrà esaurito velocemente. E non dimentichiamo i tre volumi che sono un po', tra virgolette, la vera Bibbia sui Rolex, cioè sì, Rolex Enciclopedia. È un successo incredibile perché fa vedere tutto quello che Rolex ha prodotto dal 1905 ad oggi. In più, che servizio c'è? C'è il servizio che non facciamo invecchiare la pubblicazione, cioè il cliente che acquista direttamente da noi, e non può fare altrimenti perché li vendiamo solamente noi, i nostri libri non vengono venduti nelle librerie, tutti gli anni riceve gratuitamente l'aggiornamento dei prezzi e delle novità. Esatto, una piccola precisazione, bisogna chiederle, voi mandate un'email a mondani@mondanibooks.com e noi ve le mandiamo gratuitamente. Sì, Giorgia, questo è giusto, però quando il cliente ordina direttamente da noi, se ci lascia un'email, deve lasciare l'indirizzo e noi in automatico le mandiamo. Assolutamente sì, assolutamente sì. E importante precisare che noi spesso facciamo delle promozioni, quindi guardate sempre il sito mondanibooks.com perché ogni mese cambiamo la scontistica, quindi avete la possibilità anche di fare dei buoni affari. Sì, questo è vero. Allora, cambiando argomento... I prezzi al rialzo e la limitata disponibilità dei modelli ambiti. In tantissimi parlano di questa bolla che scoppierà. Secondo me non accadrà. Un piccolo esempio, qualche anno fa abbiamo comprato il Daytona ceramica nero 106-500LN a 15.000, ci hanno dato dei pazzi, dei folli. No, questo mercato scoppia assolutamente, adesso ce ne vogliono 12.000-15.000 di più. E anche secondo più, me continuerà la salita. Hai detto la referenza 106-500LN, Daytona in ceramica. In ceramica ci vuole, rispetto ai 15.000, ci vuole molto di più. Esatto, ci vuole il doppio. Esatto. Ci vuole il doppio, e questo nell'arco di due anni. Due, tre anni. Perciò la preoccupazione è che sia una bolla. Sì, in tanti se lo chiedono, io non sono d'accordo. No, perché la Rolex ha questa produzione, no? E più di quei pezzi non fa, no? Ma non solo di Daytona, di tot qualsiasi di GMT, certo, tot di Dayjust, è aumentando, loro producono sempre tanto uguale, aumentando il numero di collezionisti e di investitori, è chiaro che il prezzo salirà ancora. Assolutamente, io sono d'accordo. Qual è l'orologio attualmente presente nella tua collezione da cui non ti separeresti mai? È un Dato Compax, che è un orologio con cronografo, calendario, un orologio del 1953 in oro rosa, no? Praticamente mai indossato, che ho avuto la fortuna di comprare, e quello non ho voluto venderlo in asta all'epoca, ma è una cosa unica di questa qualità, un orologio del 53 che sembra fabbricato oggi, e quello è un orologio incredibile. E qui torniamo alla famosa importanza delle condizioni. Le condizioni dell'orologio che fanno la differenza di prezzo. Io ho avuto per questo orologio delle offerte incredibili,
non lo cedo, non posso privarmene. Certo, giustamente. Dove compri i tuoi orologi? E Faccio felice, beh, eh? mi No, sembra il minimo. mi collego a Mondani Web, vedo i commercianti cosa vendono e scelgo fra i modelli che mi interessano, consulto poi i commercianti perché sono commercianti verificati, cioè hanno alle spalle una serietà, no? E di conseguenza, logicamente, essendo clienti di Mondani Web, io compro da loro. Esatto, faccio una piccola parentesi. Mondani Web è la nostra agenzia di comunicazione specializzata nel mondo degli orologi ed è anche il network di commercianti di fiducia più sicuro, perché noi siamo gli unici che ci mettiamo la faccia per i nostri commercianti e garantiamo personalmente la serietà di tutti loro. Quindi assolutamente non abbiamo nessun interesse a far entrare commercianti che non siano veramente seri. Quindi piccola parentesi, potete andarli a vedere su mondaniweb.com. Ultima domanda, ce l'hai già un po' detto, però te lo richiedo se ci dai qualche anticipazione sui prossimi libri che usciranno. Sì, è l'ultima veramente perché poi voglio andare a fumare. Ecco, È l'ultima veramente, è esatto. l'ultima Pensavo ti veramente. saresti acceso una sigaretta qua, infatti mi No, stai no, no. stupendo. E i libri, allora, degli Abbiamo già detto quello degli Explorer, Explorer Explorer 1, Explorer 2 e Emil Gauss. Emil Gauss, un libro unico, stupendo, in grande formato, Dettagliatissimo, tra l'altro. ecco, nessuno sa, questo lo anticipo, che non so, l'Explorer 2. 16570 ci sono 11 tipi di quadrante, no? E lì sono tutti ingranditi, tutti con le specifiche che fa vedere le differenze di grafica da un quadrante all'altro, anche piccolezze, però esistono, come poi esistono nei Daytona, nei GMT, nei Submariner, no? E abbiamo detto che è un'edizione limitata di 100 100 esemplari copie numerate e personalizzate, giusto? personalizzate col nome del cliente, Perfetto. no? Allora, invece di prossima uscita, che sarà tra brevissimo, cioè sarà entro Natale, presumo entro i primi di novembre, altro libro, tiratura limitata di 200 esemplari, sui Patek Philippe Vintage. Anche questo è necessario riservarlo perché è un libro importantissimo, non è mai stato fatto nulla di questo tipo ed ti dico, l'ha prenotato qualche cliente, si è sparsa la voce, no, l'ha detto all'amico, 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 stiamo già esaurendolo, Sì, perché sono solo infatti 200. vorrei invitarvi a prenotarlo mandando un'email sempre, però potrebbero già non essercene più al momento della pubblicazione di questo video. Voi comunque provate mondani@mondanibooks.com, se c'è qualche disponibilità sicuramente saremo felici di riservarvene una. Poi stiamo lavorando seriamente a un libro su Audemars Piguet, che non so quando uscirà, e penso che non siamo gli unici a lavorare sul libro Audemars, ma ci siano anche altri. Beh, certamente c'è talmente Però un. posso Sì. dire questo, editori improvvisati dalle voci che ci sono, no? E il nostro libro sarà frutto d'esperienza, no? Nel settore dell'orologeria. Direi, anche se uscissero prima di noi, no, di aspettare che esca il nostro. Va bene, dai, faremo il nostro Per meglio per uscire al più il presto, nostro. però diciamo che è di imminente uscita sicuramente il libro sugli Explorer, Emil Gauss, Rolex e Vintage Patek Philippe. Winter Patek E Philippe. poi voi comunque continuate a seguirci, quindi scoprirete tutte le novità. Bene, direi che adesso puoi andare a fumarti la tua sigaretta, Aspetta. invece io vi invito, a seguire il mio canale YouTube, fate clic qui e vi iscrivete. Grazie e seguiteci su Instagram, Giorgia Mondani e Guido Mondani. Ciao a tutti! Ciao!